Le apnee notturne, un termine che significa una cosa molto importante, che sono molto pericolose. Le apnee notturne non vanno sottovalutate e molto spesso è il partner a rilevare il disturbo, anche se anche il protagonista lo potrebbe rilevare perché magari si sveglia all'improvviso. E abbiamo quindi con noi la dottoressa Ilaria Chiappini, che è Salve. specialista proprio in otorinolaringoiatria. Sì, oltre ad essere un medico esperto nei disturbi respiratori del sonno. Ecco, ma perché esiste questa apnea notturna che può essere anche molto pericolosa, mi risulta? Sì, allora si parla di OSAS, cioè sindrome delle apnee, ipoapnee ostruttive durante il sonno. È un disturbo respiratorio, è un disturbo che è causato da una chiusura completa o parziale delle vie aeree durante il sonno, a cui si associa una desaturazione di ossigeno, a cui conseguono delle importanti complicanze e conseguenze. Diciamo, le conseguenze principali sono l'ipertensione arteriosa e un'aumentata sonnolenza diurna. Il paziente è estremamente sonnolento e poi è una delle cause più frequenti di incidenti stradali e di incidenti automobilistici. Si è calcolato che più o meno un quinto di tutti gli incidenti si possono ricondurre a questa sindrome. Ma una domanda, esiste un qualcosa che può far capire che uno è a rischio? Non so, mi sembra di capire ad esempio quando il collo è troppo grasso o si ha troppo addome, è legato a queste cose? Sì, allora noi medici esperti riconosciamo dei segni e dei sintomi del paziente. I segni caratteristici sono sicuramente un BMI maggiore di 29, quindi un paziente già sovrappeso, ma soprattutto obeso, con una circonferenza addominale aumentata, di solito 110 cm e anche di più, una circonferenza del collo aumentata e poi una facies caratteristica, cioè questi pazienti hanno un dimorfismo cranio-facciale tipico, che ci fa pensare a una riduzione delle vie aeree superiori, come per esempio una mandibola meno sviluppata rispetto ad altre persone. Addirittura. E poi ci sono una serie di sintomi che sono riconducibili, riconoscibili sia dal paziente, ma soprattutto dal bed partner, quindi dal compagno di letto, che ci fanno, diciamo, scoprire il paziente. Solitamente sono il russamento abituale, maggiore di più di 6 mesi, la presenza di pause respiratorie durante il sonno, quindi il paziente fa rumore e poi viene intervallato da momenti silenziosi, dei risvegli con sensazioni di soffocamento e soprattutto, ricordiamo, l'aumentata sonnolenza diurna. Come ho detto prima, sono pazienti anche molto pericolosi quando, diciamo, sono messi in un ambiente lavorativo e non riconosciuto. E la sonnolenza diurna si manifesta, diciamo, in svariate situazioni, anche situazioni banali. Ci sono delle possibilità di aiuto? Sì, abbiamo tanti. Allora, il medico esperto deve riconoscere i pazienti, coordinato poi da tanti altri medici, e diciamo, trovare quelle che sono una terapia più adeguata al paziente, secondo quelle che sono le linee guida, ma seguendo anche quella che è la compliance del paziente. E abbiamo tanti tipi di terapia, soprattutto diciamo, affidare il paziente a un nutrizionista. Abbiamo visto che già far scendere almeno del 10% del peso del paziente può già iniziare ad aiutarli. Poi c'è la roncochirurgia, c'è la chirurgia del maxillofacciale, ci sono i dispositivi di avanzamento mandibolare, che sono una specie di bite, ci sono terapie posizionali, ma la prima opzione, diciamo il gold standard terapeutico, è senza dubbio la ventilazione notturna, quella che è chiamata auto CPAP o CPAP. Sono delle macchinette che il paziente indossa mentre dorme, che riconoscono l'apnea e che erogano una quantità di aria sufficiente a superare questo blocco che si instaura nelle prime vie aeree. E io ricordo sempre, visto che noi siamo alla salute via mangiando, che comunque, come ha detto la dottoressa Chiappini, la perdita di peso è sicuramente uno dei presidi più importanti. Grazie, dottoressa Chiappini. Grazie a lei, arrivederci. A proposito di apnee notturne, abbiamo visto che è importante mantenere il peso e anche dormire bene, quindi favorire la digestione. E allora vi voglio proporre una ricetta leggera ma al tempo stesso gustosa da mangiare magari la sera prima di andare a dormire. Dei bocconcini di pollo o di tacchino, quindi carne bianca, alla salvia e zenzero. La salvia ha proprietà carminative, quindi aiuta ad eliminare i gas e quindi contrasta i gonfiori. Al tempo stesso aiuta la digestione, così come lo zenzero che ha proprietà antinfiammatorie, antireflusso e anche digestive, per cui davvero si sposano molto bene sia come gusto che come proprietà benefiche insieme alla carne bianca che è molto leggera e digeribile. Come si preparano? Prendiamo della farina di riso che è più digeribile e passiamo questi bocconcini oppure le fettine di pollo e tacchino
e le in questa farina. Dopodiché prendiamo una padella, mettiamo un filo di olio extravergine di oliva e facciamo rosolare queste fettine di pollo o tacchino o bocconcini e aggiungiamo delle foglie di salvia e dello zenzero fresco grattugiato. Se necessario possiamo aggiungere un goccino di acqua calda per creare un pochino quella cremina. Aggiustiamo di sale, copriamo, finiamo di cuocere ed è pronta da servire. Ideale accompagnato magari con del riso pilaf vicino e dell'insalata valeriana, perché l'insalata valeriana ha effetti digestivi, quindi anche questa favorisce la digestione e tende a non gonfiare, per cui può essere un ottimo menù, un menù completo per la sera, leggero e che ci aiuta a dormire bene al tempo stesso gustoso.